Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, eccomi ritornata con un nuovo video. Chiedo venia veramente per il mio viso, per il mio aspetto, per come sono vestita, perché in realtà ho veramente un buco di tempo per poter registrare questo video perché volevo caricarvelo il primo lunedì possibile. Qualche giorno fa su Instagram praticamente vi ho chiesto se avevate dubbi, domande, perplessità in merito appunto al test d'ingresso di infermieristica. Quindi oggi sono qui appunto per parlarvi un pochettino della mia esperienza, dove ho studiato, se ho frequentato qualche corso in particolare, eccetera, 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 e anche qui per rispondere ad alcune vostre domande. Premetto che questo video effettivamente, proprio in maniera ufficiale, non lo avevo mai registrato così statico, se non che forse in qualche vlog. È praticamente un test ad accesso programmato, quindi significa che voi dovete andare a fare il test, vi dovete presentare, si paga una tassa di iscrizione, insomma ci sono pochi passaggi burocratici, ok, per poter sostenere il test. E non penso che sia ancora nazionale, nel senso che dipende dalle varie vostre università. Cioè, io mi voglio iscrivere alla statale di Milano, ok, la statale di Milano avrà quel test d'ingresso quel giorno X. In altre università anche private il giorno è anche diverso. Per altre magari università statali il giorno è lo stesso, però il test può essere anche diverso. Le domande possono essere anche diverse, ok? Io vi dico che sono aggiornata a questo e nel 2017 così ho fatto io. E come mi ero preparata nel test di medicina, alla fine, cioè, ho fatto anche il test di infermieristica, quindi non è che io in specifico ho studiato per il test di infermieristica. Ci tenevo a farvi questa promessa perché questo era anche uno dei motivi per cui io non volevo all'inizio registrare questo video, perché mi sono detta: ma io che cosa, cioè, che devo dire in questo video? Però alla fine l'iter, bene o male, è più o meno lo stesso. Ai tempi appunto avevo i libri di Alfa Test, ma pochissimi, nonostante tutto non ho voluto comprare altri libri di Alfa Test. Tendenzialmente voi li trovate alle Feltrinelli, cioè sia il manuale che il libricino degli esercizi. Ovviamente se potete, avete la possibilità, prendete quello più aggiornato, però vi dico che io avevo studiato anche su un Alfa Test vecchissimo, tipo del 2012, una cosa del genere. E un'altra cosa che a me ha aiutato tantissimo sono stati i corsi di preparazione. Allora, io mi sono affidata a Test Busters, che in realtà non so se loro si sponsorizzino più di tanto su internet, ma se voi scrivete Test Busters su internet viene fuori di tutto. Tempi ovviamente senza Covid, io vi parlo, ripeto, del 2017, si poteva andare in presenza, quindi c'erano tot giorni, io avevo fatto tot giorni di teoria, giorni di pratica e poi soprattutto tipo la settimana, forse 10 giorni prima del test d'ingresso, una cosa del genere, che c'erano tipo le simulazioni. E devo dire che mi ero trovata molto bene, anche perché noi veramente facevamo una full immersion ogni giorno di varie materie e a me era servito soprattutto per darmi tanto il ritmo nel ripasso. Cosa vi posso dire? Una cosa subito è: voi decidete, io a settembre 2021 voglio fare il test d'ingresso, ok, iniziate a studiare sin da subito, programmatevi, prendetevi un planner di tutto l'anno fino al test, iniziate a contare i giorni, iniziate a pensare, a dire: io oggi voglio fare tot argomenti di biologia. Cercate di suddividervi le varie materie da studiare durante i mesi, così almeno da non sovraccaricarvi negli ultimi mesi, perché gli ultimi mesi, secondo me, prima del test d'ingresso, dovrebbero essere sfruttati per fare più quiz possibili. È importantissimo fare veramente tanti quiz, perché lo scopo in questo vostro caso non è tanto di, sì, ok, entrare in facoltà, perché questo è lo scopo ultimo, ma il fatto di cercare di superare questa barriera, ok? Più voi vi allenate, è come se un po' quando fate il cruciverba, per esempio, o quando fate l'enigmistica. Prendetela con questa filosofia qui, no? Quando magari non avete nulla da fare, cose del genere, fatevi i quiz, perché poi magari dite: ah, questa cosa io non me la ricordavo, l'ho sbagliata, e poi andate a rivedere la teoria. E sì, va bene la teoria, ma secondo me la pratica è anche molto importante, soprattutto nelle ultime fasi proprio di preparazione per il test. Quindi, importantissimo l'organizzazione, cioè davvero organizzatevi. Una cosa che mi dicevano anche quando io ero ai corsi è che ogni materia ha la sua importanza. Sicuramente chi magari ha fatto un liceo scientifico sta
sarà molto più forte nelle materie scientifiche, ma non è detto. Cercate di puntare in quelle materie dove la maggior parte delle persone magari le scarta a prescindere. Fisica, matematica, logica. Logica rappresenta praticamente gran parte del vostro test d'ingresso, quindi voi non potete non farla logica. Automaticamente, se non fate la parte di logica del test, come pretendete di poterlo passare? Cioè, non è che siete in 5 a provarlo, ma siete veramente in una marea di... Quindi, cercando di riassumere, organizzazione, cercare di studiare su dei libri di test affidabili, se volete, avete la possibilità, quindi ovviamente anche i soldi da spendere, corsi, che in questo periodo ovviamente ci sono tantissimi online, cioè non dovete neanche andare in presenza, ok? Perché ne fanno veramente una miriade online, cercate di scegliere i corsi migliori. Io ripeto, avevo fatto Testbusters, non so se ad oggi loro facciano i corsi in presenza, ma non penso, insomma, perché a causa Covid ormai è cambiato tutto in quest'ultimo periodo delle nostre vite. Ma ci sono tantissimi corsi online, quindi voglio dire, al di fuori della scuola, al di fuori del lavoro che voi lavorate, andate a scuola, cercate di trovare il tempo, secondo me, per fare questi corsi, perché secondo me vi cioè fanno anche un po' da linea guida, ok, per la vostra preparazione. Questo è il mio parere, poi magari mi sbaglio, magari c'è chi riesce a prepararsi da solo benissimo. Per me erano stati davvero molto molto utili. Devo rispondere un po' ad alcune domande, vediamo. Per esempio, io odio il test, da premettere, matematica e fisica come ti andarono ai tempi? Allora, io non lo so, sicuramente secondo me non lo so, forse bene o forse ne avevo fatti la metà, ma io mi ricordo benissimo questa cosa ai test busters che ci dicevano: mi raccomando, matematica e fisica importantissime come materie, cercate di farle per bene, cercate di studiarle, perché sono quei punti che poi fanno un po' la differenza. Quali sono le materie più importanti da sapere per il test? Ci sono scuole superiori che preparano meglio? Allora, secondo me no. Allora, qua ci sarebbe un discorso veramente ampio da aprire, ok? Io venivo dal classico e in generale non sono mai stata portata proprio per tipo la matematica, la geometria, però comunque sia... alla fine ce l'ho fatta ad entrare, ok? Quindi non è fondamentale il corso che voi fate, cioè se siete iscritti al liceo artistico, se siete iscritti al liceo delle scienze umane, cioè tanti del mio corso di infermieristica erano iscritti al liceo delle... cioè tanti, un po' di persone erano iscritte al liceo delle scienze umane, nonostante tutto ce l'hanno fatta, non è che tutti quelli che venivano dallo scientifico sono andati a fare infermieristica. È stato difficile entrare avendolo fatto a Milano? Difficile no. Perché di per sé secondo me il test di infermieristica non è difficile, il punto è che siamo in tanti, quindi si deve tentare di fare un punteggio più alto. Bisogna essere per forza bravi nelle materie scientifiche, ad esempio fisica. Diciamo che se siete bravi è meglio, però anche se siete, cioè se non siete tanto bravi non muore nessuno, ecco, voglio dire, ci si prepara apposta per quello. Poi oh, ragazzi, cioè, c'è chi è portato, c'è chi non è portato. Io per esempio per le materie scientifiche non è che sia stata mai portata in generale. Solitamente come avvengono gli scorrimenti? Allora, è semplice entrare in bicocca nelle altre uni? È semplice entrare in bicocca nelle altre uni? Questo non ve lo so dire, perché... in realtà gli scorrimenti avvengono nel momento in cui gli altri studenti iniziano, magari sono passati in altre università. Quello è l'iter, ok? Voi da quando passate il test d'ingresso sapete che siete immatricolate, no, sapete che siete passate in una certa sede. Andate ad iscrivervi, decidete di iscrivervi, andate, fate, però volendo voi potete ancora scalare nella sede principale, se magari, che ne so, a me all'inizio avevano assegnato a Lecco, però come scelta principale avevo scelto Monza, poi quando sono stata immatricolata sono passata a Monza automaticamente. Niente, le altre domande in realtà ho già risposto. In sostanza, volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Prendete un po' tutto quello che dico ovviamente come se fosse, cioè come se fosse una vostra amica che vi racconta semplicemente la mia esperienza, ok? Posso darvi veramente questi piccoli consigli, però tutto dipende da voi. E secondo me la chiave per andare con serenità relativamente, perché tutti hanno l'ansia prima di un test d'ingresso, no? Sicuramente, cioè non voglio sminuire niente perché io ero la prima assolutamente, però andare preparati con la coscienza a posto e dirsi ok, io ho fatto il mio massimo, questo già secondo me a prescindere dal risultato, che sia positivo, che sia negativo, vi aiuterà tantissimo anche soprattutto a gestire l'ansia. Il fatto di fare tanti esercizi a tempo,
tempo soprattutto, mettetevi là con il cronometro, questo vi aiuterà tantissimo. Per esempio, un'altra cosa che fanno in questi corsi online è fare proprio la simulazione, perché ovviamente dopo il test voi non è che prendete, uscite, fate quello che vi pare. C'è anche, dovete firmare dei fogli, imbucare un certo foglio in una scatola chiusa, l'altro foglio con la vostra anagrafica in un'altra scatola. Dovete stare attenti a dove mettete le cose, perché potreste anche sbagliare queste minime cose, magari avete fatto il punteggio più alto di tutti, però poi vi confondete. Quindi attentissimi, la concentrazione è davvero, davvero importante. Comunque non è una cosa impossibile, ce la potete fare tutti, cioè ce l'ho fatta io, credetemi, ce la potete fare tutti e ce l'ho fatta anche laurearmi, quindi ce la potete fare tutti. E non pensate che dopo il test ingresso sia tutto in discesa, perché sarà ancora peggio, però sono grandi soddisfazioni. E se volete veramente raggiungere un obiettivo, secondo me è importante davvero focalizzarvi su quello. Un'altra cosa che vi consiglio è, soprattutto negli ultimi mesi, barricatevi in casa, cioè lasciate perdere amici, fidanzato o fidanzata. Focus, focus. Non sono quei 3 mesi che vi tengono lontano dalle persone cui volete bene, dalle persone che amate, che faranno la differenza. La differenza la farete voi nel momento in cui andrete quel giorno, farete il test e poi vedrete il risultato positivo. Questo è un consiglio che vi do, che mi hanno dato e che mi sono tenuta tanto. Io, diciamo che poi in quel periodo, per me è stato un po' un periodo transitorio del 2017-2018, però nonostante anche tutte le mie difficoltà, e quello che ho passato a livello personale, sono riuscita ad arrivare dove sono oggi. Sono veramente soddisfatta, perché nonostante tanti ostacoli ce l'ho fatta e non è stato semplice per niente. Quindi, se ce l'ho fatta io, che ero immersa da problemi, ce la potrete fare anche voi, assolutamente. Ovviamente, per qualsiasi domanda, dubbio, eccetera, vi consiglio vivamente di scrivermi o via Instagram, che è molto più semplice, oppure scrivetemi via mail. Spero di avervi dato tutti i consigli e di aver, insomma, sciolto qualche dubbio in merito appunto al test d'ingresso. Vi ripeto, non è una cosa impossibile, dipende solamente da voi, dipende da che obiettivi volete raggiungere, dipende da quello che volete effettivamente poi nella vita. Niente, quindi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video.